Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, abbiamo inaugurato la settimana che ci conduce, preparandoci, alla solennità del Corpus Domini. La Chiesa che riconosce quale sacramento visibile di Cristo che è, suo corpo mistico, nell'augusto sacramento dell'altare, la fonte e il culmine di ogni azione liturgica, di ogni grazia, dalla quale essa, la Chiesa, trae vita e vitalità. E questa vita e vitalità si esprime attraverso la simbologia molto eloquente del sale e della luce, che si riferisce a quelle qualità che noi cristiani dobbiamo assumere nella società. Essere luce, essere coloro che danno sapore, gusto alla vita, all'esistenza nella quale tanti dei nostri fratelli e sorelle vivono depressi, scoraggiati ed emarginati. Ma questa luce, questo gusto della vita, che è il preludio poi a quella luce, a quella pace senza fine, a quella gioia eterna del paradiso, è possibile se siamo pieni di Dio. E questa pienezza di Dio si vive attraverso l'incontro con Lui, che trova la sua manifestazione epicale nella Santa Comunione. Ecco perché si chiama Comunione: noi comunichiamo al suo corpo, al suo sangue, alla sua anima e alla sua divinità. Ma partirei dal suo corpo, perché anche il sacerdote, quando porge l'ostia, dice corpo di Cristo, perché noi ci situiamo nello spazio e nella storia del quale esistiamo e ci muoviamo attraverso la nostra corporeità. Ma se ci situiamo per quello che siamo nella nostra corporeità, in fisica e in filosofia si direbbe attraverso la nostra massa corporea, vuol dire che è molto importante cosa? Rendere la nostra fisicità strumento privilegiato di diffusione di questa luce, di questa gioia, di questa pace che viene dall'alto, che viene dal Dio e che è soprannaturale. Dalla soprannaturalità alla materialità di ogni giorno che va elevata, santificata, trasfigurata e restituita al Signore attraverso la condivisione, sviluppare nella nostra vita un'antropologia, una teologia del dono che vediamo espressa oggi nel libro dei Re, il primo libro dei Re, da quella che è l'epopea di un grande profeta, Elia. Conosce l'incomprensione, la persecuzione da parte dei profeti di Baal che annunciano falsità e fuorviano il popolo allontanandolo da Dio. Elia è costretto a scappare, ma Dio nella sua provvidenza lo nutre attraverso, abbiamo visto nella prima lettura di ieri, dei corvi che gli portano del pane, un po' come può essere l'esperienza del nostro San Rocco grazie al cagnolino. E poi ancora, stremato dalla fame, dalla sete, dall'arsura del sole, Elia si reca presso una città, Sarepta, presa dalla carestia, dove una vedova però non rinuncia a sfamarlo e a dissetarlo, benché proprio in quanto vedova, quindi non avendo un marito che provveda ai bisogni suoi del figlio, sfamarlo significa essere condannata a morte. È una donna addirittura pagana, ma in virtù della carità naturale, perché la condivisione è qualcosa di connaturale all'uomo, sarà ricompensata da Dio con le provviste che nella sua provvidenza il Signore non le farà mancare.
riempendo la sua dispensa, riempendo la sua cantina e fornendole di che vivere per lei e per il figlio. Una grande lezione per noi, che spesso siamo ottenebrati dall'egoismo, che spesso non riusciamo a riconoscere il valore dell'investimento nella carità, forse rischioso, ma nel coraggio della fede sempre fecondo e fruttuoso. Allora chiediamo al Signore in questo secondo giorno della settimana nel quale ci avviciniamo e ci prepariamo al Corpus Domini di essere più solidari con gli altri, di pensare a vivere nell'ottica delle beatitudini ma anche delle misericordia o delle misericordie, se vogliamo, spirituali e corporali, provvedendo al fabbisogno di chi vive nella penuria e attrezzandoci, perché non, come proposito del giorno da mettere magari in atto domani, a provvedere alle necessità materiali di qualche persona che si trovasse in difficoltà. Siano lodati Gesù e Maria.